che ci muove un po' come vuole, perfino la nostra rabbia, le nostre reazioni, c'è già qualcuno che lo sa, che se ci dice A, noi reagiamo B, eccetera, eccetera. Perché questa separazione? Come lui diceva che la separazione crea ovviamente il controllo. Io mi permetto di dire che anche però il settarismo, perché se noi abbiamo 7 miliardi di individui e ne facciamo 4 gruppi per religione, per squadra di calcio, per partito politico, il partito politico alla fine è più facile controllare un gruppo che un singolo. Ovviamente tu parlavi su altri livelli, adesso non mischiamo le cose, però stiamo parlando di cose più materiali in questo momento. Buttar fuori, eliminare, oggi già ci dicono che stiamo mangiando i nostri rifiuti, scusate la provocazione ma ce lo dicono, stiamo mangiando i nostri rifiuti perché abbiamo talmente tanti rifiuti, produciamo talmente tanti rifiuti dati dalla nostra sete di possedere, che alla fine li stiamo già mangiando nell'insalata, negli animali di cui ci cibiamo. Sì, assolutamente. Li stiamo respirando. Li stiamo anche respirando. Quindi questa cultura del guerriero è arrivata a un certo punto. Ovviamente l'evoluzione ha portato alle armi, prima per la caccia, poi queste hanno prodotto degli scontri, si è arrivati a questa dominanza. C'è futuro in questa civiltà o deve cambiare, invertire la rotta? Sta già cambiando, perché viviamo in un pianeta che comunque è parte di un cosmo ed è vivo. Noi siamo così distaccati da questa realtà che non ci accorgiamo che la Terra è viva, ci risponde, la natura ci parla. È un sistema che è così da sempre, sarà sempre così. Ci sono molte culture che ridono della nostra paura di questo tempo lineare, della fine del mondo. La fine del mondo non è altro che la fine di ciò che conosciamo, che si trasformerà, tutto si trasforma continuamente, quindi anche questa cultura del guerriero è forzata a trasformarsi. E il fatto che oggi siamo qui a parlare di questo è la dimostrazione fisica, proprio che questa trasformazione sta avvenendo. Fino a 50 anni fa in questa piazza non avremmo potuto venire a parlare di paganesimo, per dire, non avremmo potuto venire qui trovarci, parlare di queste cose, far vedere certe immagini. Quindi beh, ma anche oggi non si potrebbe in alcune città, quindi ringraziamo facendo, chi ha permesso lento, di poter fare in una piazza un convegno di questo tipo, e qui l'applauso scatta anche alle ragazze che si impegnano per portare anche queste tematiche che non sono proprio di bon ton secondo quelli che credono essere ben pensanti.